Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon giovedì a chi ci segue e buon giovedì a Francesco Gaglietti che è già in collegamento. Ciao Daniele, tutto bene? Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Allora, anche dotandovi di un microscopio ad alta precisione o di una potentissima lente di ingrandimento, non troverete forse la migliore notizia uscita ieri pomeriggio, quella relativa al bollettino sanitario, cerca, 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 e non si trova una cosa che potrebbe incoraggiarci tutti quanti nel dare e avere, nel computo fra chi entra e chi esce dalle terapie intensive. Ieri il saldo è di appena più 2 persone in terapia intensiva in tutta Italia. E non è un fatto isolato: il giorno prima erano soltanto più 9, il giorno prima ancora più 7 o qualcosa del genere. Insomma, ci sarebbe motivo per dire non siamo in emergenza, e invece ancora i giornali spargono paura a piene mani. Peraltro, oggi sarà una giornatona perché alle 11:30 è previsto questo organo ibrido, la cabina di regia, poi l'incontro tra Stato e Regioni nella relativa conferenza e poi alle 16 il Consiglio dei Ministri per fare cosa? Per la decisione sul se e come estendere il Green Pass alla scuola e ai trasporti. Vedremo in che misura. Oggi una serie di giornali fanno, diciamo, un po' di oroscopo, un po' di previsioni su questo. E la vicenda degli hacker alla Regione Lazio, volendo c'è ancora molta letteratura del genere spionistico e quindi cyberguerra, oddio i russi, intervenga la NATO, eccetera. Poi però cerca, cerca, e il tema che già ieri avevamo sollevato, il mitico dipendente in smart working a Frosinone come, diciamo, anello debole della catena, si conferma. Secondo il Corriere della Sera, era nottetempo il figlio del dipendente che avrebbe cliccato sulla mail sbagliata. E ancora cerca, 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 sempre nel dorso romano di Repubblica, che ieri aveva avuto il merito di segnalare i rilievi pesantissimi una settimana fa della Corte dei Conti all'Agenzia del Lazio che si occupa di questioni informatiche. E oggi viene fuori che da quella, da quel serbatoio venivano anche fondi per eventi culturali, sagre, insomma, cose che, diciamo, con la barriera anti-intrusioni cyber poco avrebbero a che fare. Vedremo anche questo. E poi naturalmente c'è la questione dalla quale partiremo e da cui apre la verità. È clamoroso, storari batte greco, si potrebbe dire calcisticamente. Sta di fatto che il PM, che era in contrasto con il vertice della sua procura e anche con il procuratore generale, ha avuto lui partita vinta al CSM. E allora qualcosa si incrina nel sistema della magistratura organizzata. Vediamo le aperture. La verità: si sgretola il sistema dei giudici, il CSM bastona il rito ambrosiano e lascia storari a Milano, clamorosamente sconfitti il procuratore generale e il capo della procura Mereghina che volevano trasferire il PM ribelle. Vedremo Maurizio Belpietro su questo. L'apertura del Corriere della Sera è sull'attesa del Consiglio dei Ministri. Scuola, bar, treni, le nuove regole per il Green Pass. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, che come sempre ci spiega che il governo è cattivissimo. Il governo butta altri 50 milioni dal ponte e nel fotomontaggio si vede una pioggia di banconote, che è un must per i grafici del Fatto. Vi ricordate quando veniva descritto Conte sotto una pioggia di banconote che arrivavano dal recovery fund? Ancora non si è visto niente. Stavolta c'è una pioggia di banconote, ma cattive, quelle di Conte si sa erano buone, queste sono cattive, in cui si vedono Draghi, Giovannini e Renzi seduti su un ipotetico ponte. Va bene. Il giornale ci riporta al caso Storari, che però Minzolini vede come esempio di anarchia giudiziaria, di male in peggio. Curioso questo approccio del giornale. Il Tempo bastona Zingaretti sugli hacker, così Zinga si è fatto fregare i dati. Il Tempo guarda, diciamo, ai disservizi, diciamo, al muro fragile già nei mesi passati. La Stampa con doppia apertura, sotto la testata morti sul lavoro, l'allarme di Mattarella, titolo principale Green Pass per docenti e pendolari. E poi naturalmente c'è il Repubblica, obbligatorio no della Lega.
Questo è il quadro. Francesco, se sei d'accordo, partiamo da questa vicenda milanese, cerchiamo di comprenderne i contorni, facciamoci aiutare da Maurizio Belpietro. È uno schiaffo al sistema, forse addirittura l'inizio della fine del sistema, di sicuro una brutta botta per i vertici della Procura di Milano e per quella componente della magistratura che negli ultimi 30 anni, dal pool di Manipulite in poi, nel Palazzo di Giustizia Lombardo ha fatto il bello e il cattivo tempo, dettando legge ed estromettendo qualsiasi PM che non si adeguasse alla linea. Dopodiché Belpietro ripercorre tutta la vicenda, Storari, le carte a Davigo, il fatto che Storari fosse, questa è la sua tesi, bloccato da Greco e dai vertici della procura nelle indagini ulteriori su Amara, in quanto Amara serviva come super testimone per il processo, poi finito malissimo contro Eni, finito malissimo dal punto di vista della procura. E conclude Belpietro, che la mette così: il destino del magistrato che si è ribellato al sistema sembrava segnato, così come nel tempo lo era stato quello di altre toghe che si erano ribellate, a cominciare da Tiziana Parenti, passando per Clementina Forleo e per finire ad Alfredo Robledo, tutti rei di non essersi adeguati. Ma in questo caso succede qualcosa di mai visto. 60 PM su 64 solidarizzano con Storari, dichiarano di non avere nessuna difficoltà a lavorare con lui. 29 GIP su 32 sottoscrivono, senza contare poi centinaia di magistrati del distretto a cui si uniscono quelli di altri tribunali. In pratica una rivolta che scuote un universo già scosso dal caso Palamara. Così si arriva ieri, quando il CSM esamina la pratica di destituzione di Storari e respinge la proposta del procuratore generale della Cassazione e in pratica sconfessa anche l'azione di Francesco Greco, il capo del PM ribelle. Mai si era vista una cosa del genere. Conclusione, forse per la prima volta qualcosa sta cambiando. Fabio Amendolare e Giacomo Amadori spiegano i dettagli della giornata di ieri, mentre ciò che colpisce Francesco è che, diciamo, i giornali, storicamente megafoni delle procure, è un po' la cosa. Su Repubblica bisogna arrivare a pagina 14, sulla Stampa a pagina 12, sul Fatto bisogna arrivare a pagina 9, ma attenzione, ciò che preoccupa il Fatto nell'occhiello è di salvare Davigo. I consiglieri del CSM, nessun illecito nella consegna degli interrogatori a Davigo, ci mancherebbe altro. Ancora più curioso è il Corriere della Sera, che anche lui, diciamo, mimetizza la cosa, bisogna arrivare a pagina 14, ma il pezzo più importante della pagina è quello di Guastella, Greco sconcertato per le versioni divergenti sulle accuse fatte al magistrato. Quindi non Greco sconfitto, ma Greco sconcertato, poi quello che calcisticamente alcuni telecronisti chiamerebbero fallo di confusione. E che facciamo, Francesco? Qua perde, diciamo, un certo tipo di sistema e facciamo finta che è stata una partita confusa. Com'è? A perdere sono un po' tutti, perché la vicenda comunque la giri è una vicenda che ha del pazzesco, no? Che il coperchio che non tiene un procuratore che quasi nottetempo nel sottoscala smista carte che non dovrebbero essere lì. No, la vicenda è una vicenda, quella della loggia Ungheria, che io trovo impressionante perché non conosciamo ancora il vero oggetto dell'inchiesta. Cioè noi sappiamo grosso modo che cos'è la loggia Ungheria. Ho la nettissima sensazione che molte parti non siano ancora emerse. Cioè la loggia Ungheria che cos'è? All'osso, la loggia Ungheria è un sistema in cui attori che occupano ruoli di rilievo nell'ecosistema giudiziario tramano per addomesticare, indirizzare inchieste, no? Ecco, allora sono venuti fuori alcuni elementi, è venuto fuori qualche nome ovviamente di morti, quindi sono anche non in grado di difendersi o contrargomentare. Secondo me manca un enorme tassello, che è quello delle polizie giudiziarie. Non riesci a domesticare un'inchiesta se non hai le polizie giudiziarie che assecondano questa volontà. Quindi tra un po', secondo me, vedremo una roba che investirà in pieno la Guardia di Finanza, che è la madre di tutte le polizie giudiziarie, per la sua expertise, in particolare in materia di reati economici.
Quindi questo è l'oggetto dell'inchiesta sulla Loggia Ungheria, che è ancora per moltissimi versi avvolto dalla caligine, dalla nebbia più finta. E poi tutto il circo che è partito attorno a questa inchiesta. E da ultimo c'è questo regolamento di conti interno a una delle più potenti procure d'Italia, la procura di Milano, dove il re, procuratore capo greco, che è lì da sempre, è sfidato, questa volta non ha vinto, anzi la sua spada è stata spezzata. Ed è una cosa, è una vicenda che mostra, secondo me, senza voler a tutti i costi cercare un vincitore, un vinto. Secondo me questa è la dimostrazione che la monolitica unitarietà della magistratura, che è divisissima proprio interno, attraversata da giochi di correnti anche molto violenti, ecco, questo, però all'esterno è sempre stato un monolite, cioè fa fronte comune contro chiunque. Ecco, questo fronte comune non c'è sì, più, il monolite è frantumato. Questo è il vero insegnamento della vicenda. Certo. Allora, prendiamoci una pausa prima di arrivare alle questioni sanitarie, ai mitici hacker e a MPS, altro tema che pure non dobbiamo sacrificare, ho evitato di menzionarlo nel sommario, ma c'è una audizione di ieri sera del ministro Franco che ha destato un po' di discussione più sui social che sui giornali, con l'eccezione della Verità, anche lì bisogna andare molto 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 all'interno nella fogliazione per trovare dei pezzi, ma ci arriveremo nella parte conclusiva della rassegna. Prendiamoci una pausa con la politica. Se volete una cosa di alleggerimento sul lato destro, il colloquio che fa per voi è quello tra Tommaso Labate sul Corriere della Sera e Ignazio La Russa, reduce insieme a Giorgia Meloni dalla visita a Villa Certosa. Ah, si capisce una cosa, diciamo, politica interna a Fratelli d'Italia. La Russa che, diciamo, rivendica il ruolo di trade union con Berlusconi e riferisce: Berlusconi ha detto alla Meloni, chiamami quando vuoi, se non hai tempo di a Ignazio di chiamarmi, va bene. Poi la collezione di farfalle di Berlusconi in Sardegna, con annesse battute prevedibili, e Berlusconi che guida velocemente, pare, la macchinina da golf per spostarsi da un punto all'altro della tenuta. Vabbè, è una lettura estiva per chi vuole Corriere La Russa. Lettura estiva di tipo diverso, ormai sta diventando irresistibile. Lui, immagino, voglia far sorridere per alcune ragioni, beh, fa sorridere per ragioni opposte Marco Travaglio, che ormai è una specie di custode del mausoleo di Conte e Casalino. Vedete oggi come, in prima sul Fatto, riassume le attività del Conte 2 e le attività del governo Draghi. Il Conte 2 fece molte cose buone, alcune riprese dalle battaglie del Fatto e non viceversa. Manette agli evasori, limiti al contante, incentivi alla moneta elettronica, fuori Benetton da autostrade, Green New Deal, bloccò l'aumento dell'IVA, diede più soldi a sanità e istruzione, gestì bene pandemia e ristori fino al miracolo del recovery fund. Applausi! Ma fece anche una sblocca cantieri spericolata e svuotò il reato d'abuso d'ufficio, fischi. Ora c'è Draghi. Sulla persona e sui trascorsi di banchiere nulla da dire, sulla lotta al virus applausi, ma oltre a riportare al potere B e la sua banda più Salvini e C, ha fatto il condono fiscale, la sanatoria dei precari della scuola, una virgolette riforma della giustizia da far impallidire B, cancellato cashback e salario minimo, sbloccati i licenziamenti, ingaggiati i responsabili e gli ideologi dei disastri passati, Brunetta, Gelmini, Fornero, Giavazzi e turboliberisti minori, riasservito l'Italia agli USA, riesumato il ponte, avviato politiche antiambientali, rallentato a suon di stop and go la campagna vaccinale, rimesso a tavola le lobby e ancora dorme sulla scuola. Perciò speriamo che duri il meno possibile, non perché siamo vedovi di chi c'era prima, perché, parlando con pardon, se è ancora lecito, non siamo d'accordo. Francesco, ma diciamo, ormai siamo come quelli che, diciamo, a Predappio fanno, diciamo, la guardia, quella a cui devono fare la guardia. Siamo a questo tipo di reducismo, no? Sì, il reducismo. Ormai Travaglio non può essere parodiato perché è lui parodia di se stesso. Questi articoli sono impressionanti per vedere. Tra l'altro, lo stesso giornale oggi chiaramente è in difficoltà perché Conte sta esordendo con espulsioni,
espulsioni dei parlamentari grillini che hanno votato contro la legge Cartabia. Allora, tu hai un giornale che prima incita alla resistenza fino alla morte, no? Fuoco di contraerea a oltranza. Poi però hai il darling di quello stesso giornale che espelle i parlamentari che votano contro la legge Cartabia, la schiforma, come la chiama il fatto, no? E allora qui c'è un dissidio insanabile. Cioè, non, guarda, forse è meglio che parliamo un po' di meno di Travaglio, perché lui vive di quello, lui cerca visibilità, vuole essere notato, no? E quindi in un certo senso parlandone gli facciamo una grande cortesia. Va bene, allora lasciamo predare. Oh, per carità, non ho nulla di Sì, la luttuoso. tua metaforica predacchio, certo. Esatto. Allora, però restiamo per un momento in ambito 5 Stelle, perché su Repubblica ci sono due cose che vanno viste. Una in termini di cronaca e indiscrezione, Matteo Pucciarelli, siamo a pagina 6. Il movimento milanese è tentato dall'appoggio a Sala. Allora però capite bene che lì si pensava che i 5 Stelle, pur non raccogliendo grande successo, potessero andare da soli, e invece in una situazione che sembra elettoralmente un po' più aperta del previsto, non per la forza del candidato del centrodestra Bernardo, ma per alcune debolezze di Sala, contestato in tanti quartieri della città, arriverebbe l'aiutino di Conte al PD. È un fatto, diciamo, da annotare. E invece, in termini di commento, Stefano Folli, che torna sull'intervista di ieri concessa a Repubblica da Luigi Di Maio, e la commenta cogliendo anche il dualismo rispetto a Conte e il ruolo che Di Maio vuole ritagliarsi. Luigi Di Maio non sarà uno statista, ma è un politico con accortezza nei meandri del palazzo. Non a caso la sua intervista presente è il primo atto politico del semestre bianco, vale a dire il periodo che molti paragonano a un fiume infestato di coccodrilli da attraversare a nuoto. Di Maio viceversa ne dà una lettura tranquillizzante, tanto da proporsi agli occhi di Draghi e in sostanza a quelli di Mattarella come il garante della stabilità da oggi fino a fine anno, quando, è facile immaginarlo, si parlerà solo dell'imminente rinnovo al Quirinale. Perché è così significativo che sia proprio Di Maio a ergersi come tutore di un assetto stabile del sistema nei prossimi mesi? Ovviamente perché sulla carta la minaccia al governo può venire quasi soltanto dai 5 Stelle. E poi si arriva, nella parte conclusiva, al rapporto dialettico, a dir poco, con Conte. Non può essere lui il garante della fedeltà governativa dei 5 Stelle, per la semplice ragione che egli si muove sul crinale tra il governo e un residuo di ribellismo. C'è molta retorica in questa ambiguità che si svela quando il neoleader è chiamato a indicare una visione, una prospettiva fondata sul programma. È qui che Di Maio vede il suo spazio e non manca di affermarlo anche attraverso qualche puntura di spillo al circolo dell'ex premier, dove continua la pratica di screditare gli avversari esterni e interni, appunto il ministro degli esteri in questo caso, e di farli attaccare dal giornale di riferimento del contismo. Ma Di Maio può essere filo Draghi a pieno titolo senza le remore di altri. In fondo, nel 5 Stelle non tutti i conti sono stati saldati. Allora Folli ci dice: guardate che Di Maio si ritaglia uno spazio, cerca di spingere dolcemente ai margini, non il ticket, ma vorrei dire il tricket, taglio Conte Casalino, governista. È così? Sì, è così perché, intanto perché Di Maio ha dimostrato di imparare molto rapidamente, di non essere inchiodato a un solo spartito, è riuscito, come dire, a divenire ministro degli esteri, dove non sta facendo male, serve lealmente il suo presidente del Consiglio, ma soprattutto Di Maio, ed è qui l'elemento di stabilità che lui assicura, Di Maio può contare su una pattuglia di Maiani in Parlamento. Ovviamente sono numericamente inferiori, sono più esigui dei contiani, ma sono abbastanza, il che fa sì che se per caso esplodesse il Movimento 5 Stelle, facciamo uno scenario estremo, Conte dice basta, non ne posso più di Draghi, non riesco più a coabitare con lui, usciamo da governo e maggioranza. Ecco, se si concretizzasse questo scenario qui, la fuoriuscita dei grillini, della compagine della maggioranza, bene,
perderebbero per strada dei pezzi, in particolare di Miami. Di Miami non sono tanti, ma sono abbastanza da assicurare comunque una maggioranza a Draghi. È una maggioranza menomata, non sarebbe più una maggioranza vasta come quella iniziale, ma sarebbe una maggioranza senza dubbi. E questo, nei giorni scorsi l'avevano fatto trapelare anche i quirinalisti, che hanno, c'è una sorta di climax di avvertimenti che arrivano dal Quirinale per interposti quirinalisti. Certo, no? Certo, prima certo. È non vi sognate di sabotare Draghi, e comunque se anche i grillini uscissero dalla maggioranza, Draghi la maggioranza ce l'avrebbe comunque. Primo punto, secondo punto, Mattarella si è talmente rotto le scatole che se esagerate, Mattarella si dimette in anticipo rispetto alla fine naturale del suo settennato, e ve la vedrete. È così. Senti, va bene, io contravvengo per l'ultima volta alle tue indicazioni. Tu dici, vabbè, moratoria su Travaglia, però io non resisto, perché Travaglia non si dà pace, non si dà pace, perché oltre all'editoriale di prima, risponde anche nella pagina delle lettere, dove c'è ormai un meccanismo curioso di ipotetici lettori che si lamentano con Travaglio di quello che c'è scritto su altri giornali. L'altra settimana c'era una che diceva, Travaglio scrive, la destra risponde. Questo no, questo mi dissocio da questa illazione, scherzo. Allora, la settimana scorsa c'era un lettore o una lettrice che si lamentava per un titolo di Libero. Oggi c'è una lettrice, Maria Luisa Bruniera, diciamo, che si lamenta per due pezzi di Massimo Franco e Francesco Verderami, in cui si dice che forse Conte non si è comportato bene nella vicenda del DDL Cartabia. E come risponde Travaglio? Con Travaglio, scusa, non capisco perché a Travaglio che vanno a chiedere i lumi. Scusa, nella pallavolo qualcuno dovrà fare l'alzatore e qualcun altro schiaccia. Eccolo qua, Travaglio schiaccia. Cara Maria Luisa, i poveretti schiumano di rabbia, perché i loro idoli Draghi e Cartabia hanno subito la prima sconfitta, e proprio sulla giustizia, e proprio da Conte, non se ne riavranno tanto facilmente. Quindi, com'è? Ce ne hanno date, ma gliene abbiamo dette, c'è stata la sconfitta di Draghi e Cartabia. È meraviglioso, è meraviglioso. Va bene. Senti, passiamo alle questioni sanitarie. Allora, si raccomandano alcune cose sulla verità, che segnalo immediatamente, e andiamole a vedere. Allora, c'è un pezzo di Alessandro Rico, assolutamente da non perdere, su nuove terapie israeliane, allo studio, lo studio israeliano sull'ivermectina, Covid curato con $1 al giorno. Una ricerca dimostra l'efficacia dell'antiparassitario, peraltro, spiega Rico, non privo di controindicazioni da valutare. Può pure ridurre la contagiosità degli infetti, e Enrico fa notare quanto sia promettente, per quanto da capire, da esaminare, questa terapia è anche risparmiosa. Carlo Cambi ci anticipa quello che potrebbe accadere oggi in Consiglio dei Ministri con il Green Pass, e chi vi parla fa una cosa un po' curiosa: sono andato a vedere la rivista di Magistratura Democratica, dove c'è un documento fiammeggiante contro il Green Pass, e qui sarà curioso il cortocircuito a sinistra, che prende sempre per Vangelo quelle tesi. Vedremo stavolta come ne prenderanno le distanze. Diciamo, oggi qualunque giornale sceglierete di prendere, ci sono un po' gli oroscopi verso il Consiglio dei Ministri di oggi. Curioso l'incipit di Guerzoni e Sarzanini sul Corriere della Sera, secondo cui il fatto che una forza di maggioranza, in questo caso la Lega, chieda alcune modifiche è ostruzionismo. Matteo Salvini continua con l'ostruzionismo parlamentare nel tentativo di ammorbidire l'impatto della certificazione verde. Va bene, andiamo veloci, perché in realtà sapremo oggi pomeriggio se e come sarà esteso a scuola. È possibile una mediazione all'italiana per cui non ci sarà obbligo vaccinale formale, ma ci sarà il Green Pass, che è però un po' di obbligo surrettizio, così come altra mediazione: no bus e metro, sì treni e navi. Però insomma, la cosa è tutta da capire. È un po' curioso come i giornali abbiano un atteggiamento diverso tra le pagine nazionali e le pagine locali. Pagine nazionali che risentono del peso della politica, è tutto un tifo per il Green Pass, La Stampa è forse il quotidiano più scatenato. Poi però, se uno va a vedere la pagina 38 della Stampa, Cronaca di Torino, che è quella poi aperta nei caffè, eccetera, i toni cambiano. Incubo Green Pass per i commercianti, non sappiamo cosa fare con i clienti.
Francesco, che facciamo? Allora, alcuni quotidiani nelle pagine nazionali fanno i mistici del Green Pass, poi nelle pagine locali si ricordano che esistono la vita reale e che il barista dovrebbe fare il pubblico ufficiale. Allora, il Green Pass è, come dicevi tu, sempre di più, non lo era all'inizio, ma sempre di più sta diventando una modalità di forzare la vaccinazione, no? Green Pass, la vaccinazione non è che un sottoinsieme del Green Pass, ma per la tendenza in atto di fatto finisce per esserlo, no? Cioè, l'equazione tra non molto, tra Green Pass uguale vaccino, punto. Anche se sul piano teorico è un'inesattezza, sul piano pratico sarà così. Però, sempre sul piano pratico, cioè, ci sono una serie di aspetti micidiali da risolvere, perché il barista non può al tempo stesso essere guardiano e servire il caffè. Bisogna un pochino capire chi si occupa del cosiddetto enforcement. E di fatti incominciano a esserci delle proposte nel senso dell'autocertificazione. Però l'autocertificazione ci si può fidare? Insomma, rischia di essere un dilemma senza soluzione. Ieri, tra l'altro, il ministro Garavaglia ha avanzato delle proposte francamente ragionevoli, al di là delle valutazioni di partito, di destra e di sinistra, chi lo vede con simpatia, chi no, ma mi sembravano delle. Oh, anche Repubblica ha dei toni fiammeggianti, Lega guerriglia al Green Pass, il titolo di pagina 2, pezzo di Giovanna Vitale, e nel taglio basso è. Quello, Sì? scusami Daniele, è Prego. solo per dire che questi i toni particolarmente mistici rispondono a un'esigenza di tipo politico, cioè mettere in fare delle forze di centrodestra il pollo dei Novax, il che è una grossolana inesattezza, una forzatura, ma risponde a un disegno molto preciso, cioè di far sì che il PD sia l'unica forza che un'aura di ragionevolezza e non è così, noi vediamo che il PD ha dei suoi raptus micidiali molto più pericolosi per la stabilità dell'esecutivo del centrodestra, però c'è chiaramente il tentativo è stato e continua a essere quello di fare soprattutto di Salvini e della Meloni, degli arruffapopolo Novax. Cercate una conferma di quello che Francesco Galletti ha appena spiegato. Esattamente in quella pagina di Repubblica, anche una vignettista molto brava e controversa, LK, partecipa al gioco. I suoi due personaggi, inconfondibili per il tratto grafico, che dialogano. La Lega continua a sabotare il Green Pass e l'altro risponde: occhio alla variante felpa. Quindi, insomma, se uno non è d'accordo con queste regole, è una variante. Oh, naturalmente, in questi casi si prende sempre poi uno di centrodestra che dice che il resto del centrodestra sbaglia. Chi si presta a questa operazione? Spiace per lui. Un governatore, Giovanni Toti, che nella prima fase della pandemia aveva avuto un approccio liberale, aperturista, pro privati, nel senso del coinvolgimento anche del. Diventato un legionario del Green Pass, viene sentito da Luigi Pastore su Repubblica. Toti, ma quale libertà limitata? Il lascia passare va esteso e ci salverà da nuovi lockdown. Va bene, Toti. Invece, la questione dell'attacco hacker, allora, è imperdibile a Giorgio Gandola sulla Verità, che racconta come sotto la rubrichina Roma bucata. Ottima sintesi, come funzioni questo Lazio Crea, questa società partecipata, il carrozzone informatico del Lazio, peraltro guidato da un esperto di turismo con emolumenti significativi, 1700 dipendenti, insomma, lettura imprescindibile. Attenzione però perché aspetti tragicomici vengono fuori qua e là anche su altri quotidiani. Pagina 10 del Corriere. Pezzo di Ilaria Sacchettoni, attacco hacker, il PC usato dal figlio dell'impiegato in smart working. Si scopre che a tenere del dipendente regionale di Frosinone in smart working sarebbe stato il figlio durante la notte. Allora, vabbè, uno spiritoso potrebbe dire: vedi, YouPorn che cosa fa? Invece, pare dalle prime indagini che il problema sia nato da una mail che prometteva una vacanza scontata al 95%. Quindi, però Francesco, qui bisogna pure dire che la Corte dei Conti l'ha raccontato ieri il dorso romano di Repubblica una settimana fa, fatto delle contestazioni alle spese
malaccorte, male indirizzate, inadeguate della Regione Lazio per la cybersicurezza. Diciamo, prima di evocare scenari mondiali apocalittici, forse un pochino di analisi sulla buona gestione andrebbe fatta, no? Sì, dunque, qui il sistema è decisamente troppo rustico per la delicatezza dei dati che dovrebbe tutelare. E quindi prima di, come dire, dichiararsi immediatamente vittima del KGB, insomma, vale la pena di fare una onesta analisi delle proprie mancanze. Mancanze che qui sono macroscopiche, cioè il soggetto deputato a tutelare la sicurezza dei dati di tutti i laziali, che sono tanti, è un soggetto palesemente inadeguato, e che non ha, a quanto pare, nemmeno cambiato passo quando, rispetto alla ordinarietà, si è trovato catapultato nella straordinarietà dello sforzo vaccinale. Perché, sai, un conto è già non ci siamo, tutelare Regione Lazio, diciamo così, nella fase pre-Covid. Sì, ci sarà qualcosa di delicato, però, insomma, ma con il Covid e con lo sforzo vaccinale, beh, insomma, lì comincia ad esserci un enorme tesoretto di dati, di informazioni, e ci si aspetta un adeguamento delle strutture rispetto a tale nuovo compito, no? Non c'è stato niente. Ecco qui. Che mi dare la colpa che beh, è un espediente nemmeno troppo fantasioso per nascondere le proprie di colpe. Franco Bechis sul Tempo racconta come realisticamente gli hacker abbiano avuto mesi di tempo per prepararsi proprio in relazione alla simmetrica impreparazione della regione. Attenzione, la stessa, diciamo, discrasia tra pagine nazionali e pagine locali che prima abbiamo evocato per la stampa a proposito del Green Pass, qui esplode su Repubblica sul caso degli hacker. Volete lo scenario cyberapocalittico? Pagine nazionali di Repubblica, pagina 15, anche l'FBI sulle tracce degli hacker. E quindi uno qui già si ritrova in uno scenario apocalittico. E invece poi, se uno va nel benemerito dorso romano di Repubblica, trova che nel bilancio di Lazio Crea, che è questa partecipata, ci sono 3 milioni e mezzo per sagre e spettacoli. E che facciamo, Francesco? Ma naturalmente poi andrà accertato, andrà, qui si evocano anche interrogazioni dell'opposizione, cioè, però se fosse vero che ci sono 3 milioni e mezzo per le sagre, che facciamo? La sagra della bruschetta anziché la protezione cyber? Sì, ma sì, non so come dire, manca una consapevolezza del tempo in cui viviamo. Sì, guarda, l'impressione è che al di fuori poi Lazio è un caso veramente a sé, perché al di fuori della centralità di Roma, della capitale, il governo del paese, i ministeri, il resto, così, a me sembra adagiato in una dimensione rustico-bucolica, molto di provincia. E purtroppo questi numeri sulle sagre, un pochino, no? Anche in maniera involontariamente comica, lo sottolineano. Noi un'idea ce l'avremmo, ma è maliziosa, quindi naturalmente non tenetene conto, andrà sottoposta a verifica, è un orribile sospetto. Andremmo a incrociare i comuni che vanno al voto il prossimo ottobre e magari qualche spesa regionale fatta per quei comuni, ma è soltanto un'ipotesi, sicuramente non sarà andata così. Non sarà andata così. Malpensante, Esatto. malpensante. Senti, spostiamoci a Siena. Allora, Claudio Antonelli fa un'operazione molto importante sulla verità perché dice: ma che strana operazione, qua si vogliono usare anche i soldi del recovery per finanziare un polo scientifico, cominciano le manovre per usare i fondi europei, il forziere europeo anche per usi, boh, che sono perlomeno da capire. Pagina Daniele, O. abbiamo sbagliato tutto. Dovevamo candidare alle suppletive di Messina e Ricoletta. Messina avrebbe il ponte sullo stretto in 448. E la verità va anche guardata per il pezzo, va bene, io parlo per patriottismo di testata, ma che mi pare meglio concepito sulla audizione di ieri sera di Daniele Franco alle commissioni su MPS. Allora, diciamo pure che chi doveva fare queste pagine ha avuto una segataccia perché l'audizione è avvenuta tardi, eccetera, però Camilla Conti è riuscita a cogliere un punto essenziale, cioè una. Per carità, dei precedenti ci sono, ma Franco dice: nelle more della vendita MPS,
il MEF potrebbe prendere in gestione potrebbe prendere delle azioni di UniCredit. Quindi una strana privatizzazione nazionalizzante, uno strano ibrido, uno strano intreccio. La cosa curiosa è che però i giornali mimetizzano. Corriere mette questa cosa solo nelle pagine economiche, a pagina 36, La Stampa a pagina 20, Repubblica a pagina 23. Che facciamo, Franceschi? Inizia il solito gioco, direi è una questione molto tecnica, mettiamola nelle pagine dell'economia. Qui è una questione politicissima, invece, Diciamo che esteticamente è un po' così, nel senso che se è vero che per noi non conosciamo ancora le modalità tecniche in cui avviene la vendita, la cessione di MPS o di grosse parti di MPS a UniCredit, capiamo però che c'è l'eventualità che in ragione di questa operazione, per un certo periodo, il MEF, il Ministero delle Finanze, si ritrovi azionista minoritario di UniCredit. Daniele Franco, che arriva dalla Banca d'Italia, che è la sua alma mater, dice: vabbè, ma in ogni caso noi sterilizzeremo la nostra posizione all'interno di UniCredit, un po' come ha sempre fatto la Banca d'Italia, no? Che ha avuto quote anche importanti in Cassa Depositi, in Generali, non hanno mai avuto dei propri rappresentanti nei consigli d'amministrazione, no? Però l'aspetto ottico è proprio un po' così, sembra di essere tornate di colpo alla fase che precedette il secondo conflitto mondiale, no? In cui lo Stato rientra nelle banche. Andiamo a vedere cosa ne viene fuori. Questa cosa è nata male molto tempo fa e questo potrebbe essere l'epilogo. Difatti, vedi la disperazione del PD, che si nasconde anche molto dietro 5 Stelle, che Ecco lì. prova a scalciare il tutto più in là. Senti, siamo arrivati alle segnalazioni finali. Allora, prendiamoci un momento di sorriso dopo una rassegna piena di cose impegnative. Allora, da tanto tempo non parlava, me lo ricordate, il mitico avvocato Sisto, esponente di Forza Italia, ora sottosegretario della Cartabia, oggi torna a parlare in una memorabile intervista a Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera. Sisto era il Cireneo che stava in aula domenica durante il dibattito al quale la Cartabia non ha partecipato, cioè la riforma Cartabia, e la Cartabia non va in aula, e chi manda? Manda Sisto, il quale dice: ho dovuto fare Sandokan in aula. E la Piccolillo, che è persona spiritosa, dice: sottosegretario Sisto, perché Sandokan? Ho difeso la norma dall'assalto dei malesi. E quindi voi immaginatevi, insomma, Sandokan che diciamo, vabbè, Sandokan Sisto. Adesso abbiamo capito perché non parlava da tempo. Va bene. Invece proseguono le disgrazie del governatore dello Stato di New York, Cuomo. Pezzo da segnalare è quello di Stefano Graziosi, 11 donne che lo accusano di molestie, di comportamento inappropriato. Anche Biden ha preso le distanze. A questo punto la sua sorte appare segnata. E un'altra cosa che diciamo, ah, questo ci riempie il cuore di dolore, si fa per dire. Allora, in tempi di Covid, dopo averci fatto una testa così sul pandemicamente corretto, la distanza, le mascherine, eccetera, Obama si era organizzato per i suoi 60 anni nel villone, del quale è proprietario, con la moglie, una festa con 475 invitati. Evidente che, diciamo, qualche polemica è venuta fuori. Obama annulla il mega party dopo le critiche, festeggio in famiglia, rischio Covid, cancellati 475 inviti. Lo racconta Giuseppe Sarcina sul Corriere. Francesco, la cosa più divertente nei giorni passati, quando Obama cercava, diciamo, di tenere vivo il party, era: no, però ho preso un Covid manager. Quindi che facciamo? Per i poveracci, Green Pass, distanziamenti, li facciamo inseguire dai gendarmi, e poi invece gli ipponi fanno le feste con centinaia di persone. Non è che si finisce così a serie A e serie B, poi in giro per il mondo. Sì, si finisce così soprattutto da quelle parti lì, perché il mondo liberal americano, come dire, ha questa contraddizione, no? Cioè, è un mondo che fa la morale agli altri, ma non l'applica a se stesso. A Obama, che era l'eroe del riscatto, della riscossa, di un certo segmento sociale, no? La leggenda, il mito
si ritrova come un trimalcione qualsiasi a fare dei pacchianissimi mega party multimilionari, come dire, l'ombra del senatore di Chicago venuto su dal niente, no? Ormai si trova benissimo nei panni di un neoricco che dei ricchi ha mutuato i peggiori vizi, no? E l'altro è la vicenda di Cuomo. Cuomo, ricordiamoci, non è uno qualsiasi, tanto è un figlio di. Nel senso che la sua è una dinastia dell'establishment democratico americano. Ma poi a lungo si era fatto il suo nome proprio per le presidenziali, cioè, quindi era uno della primissima fila. Ecco, Larry Cuomo probabilmente queste cose nel giri ristretti si sapevano, cioè Cuomo aveva Mandrillone e questa vicenda. Che ogni giorno che passa è più grossa, lo testimonia, no? Però ancora una volta, loro prontissimi a fare la morale agli altri, però poi quando tocca loro, imbarazzo, silenzio, face ammutolite. Allora, finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. L'invito, se lo vorrete, è quello di recarvi in edicola, dove avete ben tre carte da giocarvi: prendere la verità, prendere Panorama con l'inchiestona sulla Cassaforte Agnelli e il libro di Borgonovo e Belpietro sulla dittatura genere. Noi ci risentiamo per chi vuole domani mattina alle 7 e la prossima settimana con Francesco Gallietti, martedì e giovedì. Buona giornata, Francesco, e grazie. Ciao Daniele, a te e ai nostri ascoltatori.